Buongiorno ragazzi, se vedete che l'audio è completamente fuori sincro col video è perché è stato registrato a posteriori. Quella mattina probabilmente dormivo troppo per settare correttamente l'iPhone e quindi ho perso completamente l'audio di quel video. Quindi, bando alle ciance, quello che stavo dicendo è che avevo dormito benissimo e che ero pronto e carico per una nuova giornata. Allora, non tutti i mali vengono per nuocere. Sono arrivati dei tizi con la barca, quindi schippiamo la barca a motore e andiamo con la barca a remi. Fantastico. Una fortuna ogni tanto. Landscape, jawohl. Oh. Nice job. Ok, ora il sottotundo, ho fatto un mezzo lago con le mani completamente devastate. Wow, si balla. È dura, eh? Quasi arrivati giù. Yeah, we're going there that nicely. Ah, oh, no, I missed it. I missed it. Yeah. Oh, ce l'abbiamo fatta, 3,5 km remando. Ho le mani completamente devastate, ma è stato bellissimo. Super, super bello. Wow, per fortuna stamattina è arrivata una barca. Ogni tanto un po' di fortuna ci vuole, però, eh. Sì. Ora stiamo raggiungendo la cabina, il rifugio, che è 1 km dal molo, dalle barche, per poi iniziare a scalare il Monte Scirfie, dove dovrebbe esserci il paesaggio più bello di tutto il Kungsleden. Vediamo. L'altra cosa importantissima adesso è che devo trovare dell'acqua, perché ieri dall'altra sponda del lago non c'era acqua, diciamo, lontanamente potabile. C'era solo l'acqua del lago, ma era piena di fango e quindi sono rimasto con veramente un dito di acqua. Devo assolutamente bere. Non pensavo qui in Svezia di rimanere senza acqua. Comunque veramente, veramente pazzesco sto panorama. Acqua! Sì! Acqua! Super acqua! Ma che bello! Questa è Axe, o come si pronuncia. Quello è il locale cucina, quello non so cosa sia. E invece noi siamo arrivati praticamente da... Vediamo se si vede. No, non si vede, però praticamente vediamo se riesco a zoomare. Ecco, praticamente siamo arrivati da questo punto qua in fondo, che si vede ogni tanto biancastro, e abbiamo attraversato tutto questo lago, fino qua in fondo, 3,5 km. Credo che ora una seconda colazione sia più che meritata. Ho appena lasciato il rifugio. Dopo che mi sono fermato assieme agli altri due ragazzi tedeschi a fare una pausa, mi hanno fatto un buonissimo caffè americano. Che gioia! Dopo così tanti giorni sono stati gentilissimi. E ora stiamo salendo verso il Monte Scirfia, come dicevo prima, che dovrebbe essere il punto più bello del Kungsleden. Il meteo sembra promettere abbastanza bene. Vediamo, ci sono ben 700-800 metri di dislivello. Quel panorama sta diventando sempre più pazzesco. Comunque c'è un vento assurdo e io devo arrivare esattamente là sopra, che è il Monte Scirfie, dove c'è il paesaggio più bello del Kungsleden.
Sai che manca pochissimo. Sai che manca pochissimo. Wow. Veramente, veramente al limite del pazzesco. Comunque assurdo, eh? Stamattina ho attraversato tutto questo lago, da questa zona qua fino praticamente qua. Sono 3,5 km. Una fatica assurda, però è stato bellissimo. Una pistola scendendo è valsa veramente veramente la pena salire un po' più bello che non ho mai visto in Svezia, cioè veramente veramente assurdo. Oggi mi sento molto molto meglio di ieri, non so se sarà stato il fatto del zero day che mi ha fatto perdere subito improvvisamente l'allenamento, no, vado veramente molto molto bene. Ora che sono tornato sul percorso corretto del Kungsleden alle ben 4:30 del pomeriggio, penso di essermi meritato un buon pranzetto. Oh, bellissimo! Dopo il pranzo ho passato l'altipiano. Guardate che super vista pazzesca che c'è. Comunque, va giù parecchio qua, eh. Wow. Oh, ogni tanto un po' di montagna, o almeno che ha la parvenza di essere vera montagna. Ero qua sopra e siamo scesi tutta questa parte. Oh, un po' di divertimento. No, dai, sto scherzando. Comunque il panorama qua è super super bello. Guardate cosa c'è. Una renna. Comunque, dopo il mio incontro super ravvicinato con una renna, sto raggiungendo l'attracco delle barche, del barchino per domani, dove alle 8:15 di mattina mi attende il passaggio per l'altra sponda del lago. In questo lago gli altri anni c'erano le barche a remi normali, manuali, da quest'anno hanno deciso di rimuoverle. Non ho ben capito perché, se anche qui per business o era diventato troppo pericoloso, non ho ben capito. Beh, vabbè, lì è dove piazzerò la tenda e adesso devo anche cercare una buona sorgente di acqua per non rimanere senza come ieri sera. Quindi sono arrivato sulle sponde del lago e ho trovato questo posticino alle mie spalle dove poter piazzare la tenda per stanotte e domani essere pronto per prendere la barca. Ottimo. Ora monto subito la tenda e cucino, che sto morendo di fame, dato che anche oggi quasi 30 km sono stati macinati. Comunque questi sono i miei piedi, sono messi malissimo, proprio sono devastati. C'ho addirittura una zanzara che mi sta via, vai via. Mamma mia, sono messi veramente male, fanno pena, poverini. Momento pompaggio materassino. Ok, il giaciglio base, materassino e super cuscino pronto. Ora manca il sacco a pelo. È veramente ora di fare la nanna. Buonanotte, a domani. Speriamo di dormire bene perché le gambe stasera le inizio già a sentire che si lamentano un pochino appena mi sono iniziato a sdraiare. Speriamo di riuscire a dormire bene.
anche perché l'ultima cosa, e poi veramente nanna, stasera fa freddo, molto freddo, domani sono previsti intorno agli 0 gradi la mattina. Good night.